raga, questo è tutto il mio piccolo angolo, ti porto fortuna. Guardate che bello questo che mi hanno fatto i ragazzi del team oggi. Cioè, stupendo. E qua c'è tutto il resto. Questi dei bimbi sono troppo belli. In un video postato su Instagram giovedì 2 febbraio, Chiara Ferragni ha mostrato a milioni di follower il camerino del teatro Ariston che, da domani, la ospiterà durante il 73esimo Festival di Sanremo. La partecipazione della influencer più famosa d'Italia è una delle più attese, a parte l'intervento del presidente ucraino Zelensky, come ci racconterà in questo episodio Renato Franco. Andrea Lafranchi, suo collega della redazione Spettacoli, ci spiegherà però perché anche quest'anno, come nelle ultime edizioni del festival, potrebbe essere la musica a tenere il centro della scena. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di lunedì 6 febbraio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Andrea Lafranchi, da qualche anno la musica è tornata a essere più centrale nel Festival di Sanremo. Sarà così anche per questa edizione? Il festival negli ultimi anni ha sicuramente cambiato pelle, diciamo da Baglioni in poi. Hanno iniziato ad arrivare cantanti che prima non pensavano neanche a Sanremo. Da due versanti non ci pensavano. Da un lato perché erano troppo grandi per andarci, cioè non si era mai visto l'artista con il disco più venduto dell'anno andare in gara al festival l'anno successivo. È capitato l'anno scorso con Arcomi, capita quest'anno con Lazza. Ma dall'altro punto di vista ci sono anche artisti che hanno una carriera così grande che una volta non sarebbero andati a Sanremo. Guardiamo Ultimo. Ultimo ha tour negli stadi dell'estate scorsa sold out e della prossima estate già sold out. Eppure va a Sanremo. Perché questo cambiamento di Sanremo? Perché lo streaming ha completamente rivoluzionato il panorama della musica, le facce, i personaggi, eccetera, e Sanremo l'ha fotografato e per una volta è riuscito a fotografarlo nel momento giusto, ha preso la coda e la cavalcata. Quali sono i nomi simbolo di questa trasformazione, oltre a quelli che hai citato? Il nuovo trend di Sanremo, secondo me, è partito un po' negli anni tra Gabbani, lo Stato Sociale e Mahmood. Forse Mahmood è stata la vera rivoluzione nel 2019, anche perché, se vi ricordate, Mahmood arrivava dalle qualificazioni dei giovani. Fu il primo anno in cui i giovani venivano ammessi direttamente, diciamo, al girone dei big. Era capitato in passato, negli anni, credo, 90, ma l'usanza poi si era fermata, i giovani avevano il loro campionato e i big il loro campionato. Qui con Mahmood si è arrivati ad avere la stessa gara e il vincitore che arrivava dai giovani. Quella è stata sicuramente una rivoluzione, un pezzo fortissimo, un artista che non era per nulla conosciuto, non faceva grandi numeri Mahmood. Eppure quel pezzo era talmente contemporaneo, non direi rivoluzionario, lo definirei proprio contemporaneo, aveva il suono che abbiamo ascoltato negli anni a seguire. Quello sicuramente è stato il primo momento in cui abbiamo tutti detto «Oddio, Sanremo ha capito qualcosa». Le canzoni di quest'anno che tu hai ascoltato in anteprima confermeranno questa tendenza, se non tutte, almeno alcune? Le favorite, lo vediamo anche nei bookmaker, danno tutti, bene o male, Marco Mengoni come favorito. Ha un pezzo oggettivamente classico nella sua struttura, ma che suona, diciamo, comunque 2023. La sua forza, la sua ampia fan base, il fatto che sia veramente pop nel senso di popolare largo, sicuramente avvalora queste previsioni dei bookmaker. Tra gli altri pezzi forti c'è sicuramente quello di Elodie. Secondo me è un brano che sentiremo moltissimo in radio. Non so se potrà essere vincente la sera del sabato, ma sicuramente lo sarà nelle radio, come probabilmente lo sarà Lazza, dicevamo prima, il campione delle vendite di quest'anno, 18 settimane al numero 1, va al festival in una versione un po' meno trapper del solito, più urban, diciamo, è andato un po' più verso il pop, sicuramente anche lui andrà nelle radio. Ariete, Generazione Z, dal pop da cameretta, voce e chitarra acustica, metterci attorno un'intera orchestra e la penna di Calcutta per scrivere la canzone e Dardust per arrangiarla hanno creato, secondo me, la miscela giusta per farla arrivare al grande pubblico.
con la Pesce di Martino sono anche loro forti, e la sorpresa di quest'anno, cioè il nome che nessuno si aspetta, il Dargen, l'Achille Lauro delle ultime edizioni, secondo me sarà Rosa Chemical. Onorevoli colleghi, desta sconcerto la notizia riportata da alcuni organi di stampa che Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, porterà, come da lui stesso affermato, e chiedo scusa sinora dei termini che utilizzerò, il sesso, l'amore poligamo e il porno su OnlyFans. La rivoluzione fluida era già da tempo al teatro Ariston, ma trasformare il Festival di Sanremo nell'appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno. Questa è la deputata di Fratelli d'Italia, Maddalena Morgante, che giovedì 2 febbraio, in un discorso alla Camera, ha attaccato Rosa Chemical. Ci vuoi dire chi è Rosa Chemical? Rosa Chemical è un personaggio che a primo colpo farà venire in mente a tutti Achille Lauro, perché ha i tatuaggi in faccia, ha uno stile d'abbigliamento fluido, un mischia capi da uomo, capi da donna, eccetera, eccetera. Il pezzo ha un classico pezzo un po' unz balcanico, che gioca sul doppio senso, sulla libertà sessuale. Lo vedo molto girare sui meme e nei trending topic sui social. E la vecchia guardia, che anche nel più innovativo dei festival non può mancare? Allora, dalla vecchia guardia sicuramente anche lei è sempre tra i favoriti, vedo in giro, Giorgia. E anche questo, pensate il cambiamento di Sanremo, come l'anno scorso Elisa, una che non aveva forse bisogno di Sanremo, ha deciso comunque di mettersi in gara, perché i dati più o meno sono questi. Un artista che porta una sua canzone a Sanremo stream più o meno 10 volte quello che streamerebbe una sua canzone che va mediamente, non una che spacca ma neanche una che va male. Quindi anche in questo Sanremo ha cambiato qualcosa, e quindi un personaggio come Giorgia, con la sua storia, col fatto che abbia già vinto Sanremo, sia arrivata altre volte sul podio, se la sente comunque di venire per raccontare un nuovo progetto che parte. Lei mancava da tempo, l'ultimo suo album era un album di cover, ora ha cambiato produttore, ha preso Fish, che è un produttore che arriva dal mondo hip hop, quindi vorrà presentarsi forse in una maniera nuova. Poi quest'anno è un po' anche il Festival di Sanremo, un po' il Festival Bar, nel senso che ci sono molti nomi che arrivano dagli anni 90. La Reunion degli Articolo 31, il loro pezzo è proprio su la loro storia, su come si sono mandati a quel paese, su come uno era felice se la donna dell'altro lo mollava e non sono venuto al funerale di tua mamma, eccetera eccetera. È proprio un tiriamoci fuori tutto quello che non ci siamo detti, o forse se lo sono detti prima, ovviamente, che non ci siamo detti pubblicamente. Paola e Chiara, anche loro sono a cavallo fra gli anni 90 e gli anni 0. Gianluca Grignani è una canzone, una ballad che sarà un pugno allo stomaco, una canzone dedicata a suo padre, col quale ha un rapporto difficilissimo, non si sentono da 10 anni, e tutto nasce da una telefonata che il padre gli ha fatto anni fa, in cui gli dice: Gianluca, a proposito, quando succederà? Verrai al mio funerale? E da lì parte tutto il suo flusso di coscienza. Questo per quanto riguarda la musica. Ma anche in un mondo che cambia in fretta, Sanremo continua a essere l'evento televisivo dell'anno. E quindi, Renato Franco, da questo punto di vista, che festival sarà? Diciamo che Amadeus ha tracciato una linea editoriale su Sanremo abbastanza precisa. C'è sempre molta musica e, diciamo, la parte televisiva si sta via via restringendo. La curiosità maggiore è intorno alle co-conduttrici. Quest'anno saranno 4. C'è Francesca Fagnani, la giornalista di Belve, c'è Chiara Francini, l'attrice, c'è Paola Egonu, la pallavolista, e soprattutto c'è lei, Chiara Ferragni, e l'attenzione principale inevitabilmente è concentrata su di lei. Sarà presente per 2 serate, la prima e l'ultima, quindi storicamente quelle più importanti. La prima decide se il festival andrà bene, l'ultima è comunque quella in cui si decreta la vittoria finale. Il termometro del successo, dell'insuccesso di un'esibizione a Sanremo è sempre dato dal monologo, e quest'anno tutte e 4 le co-conduttrici ne faranno uno. Si sa già su quali argomenti? Sappiamo che molto probabilmente Chiara Ferragni farà un monologo sulla violenza contro le donne, anche perché ha devoluto il suo compenso in beneficenza proprio a un'associazione che si occupa di violenza contro le donne. Abbiamo esempi recenti opposti di monologhi che sono stati o un assoluto applauso o un assoluto disastro. Nel 2020 Rula Gebreal porta sul palco la storia di sua mamma, vittima di abusi e poi suicida. Una storia commovente, da lacrime agli occhi.
L'esempio opposto invece è l'anno scorso, 2022, Lorena Cesarini, mamma senegalese e papà italiano, sale sul palco per parlare di razzismo, però il suo monologo è un mezzo disastro, inciampa, si emoziona, incespica, insomma tutti noi che lo guardavamo non vedevamo l'ora che finisse perché stavamo quasi male per lei. La sfida di Chiara Ferragni è quella di riuscire a portare la forza che ha su Instagram anche in televisione. Sono linguaggi diversi e quindi non è detto che quello che sa fare benissimo sui social riesca a fare altrettanto bene anche in diretta televisiva. Ma il monologo di cui si è parlato di più è quello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quando è previsto e in quale modalità? Di Zelensky si sta già parlando da giorni, per certi versi forse anche un po' a sproposito, perché alla fine parliamo di un videocollegamento, quindi registrato, di 2 minuti che andrà in onda il sabato sera dopo che si sono esibiti tutti i 28 cantanti in gara e prima della finale a 5 che porterà al vincitore. Quindi insomma più o meno andremo in onda diciamo dopo mezzanotte e mezza, potrebbe anche essere l'una di notte. Tutto questo rumore a volte è un po' tanto rumore per nulla. Questo è un classico di Sanremo e anche nei prossimi giorni dobbiamo aspettarci prese di posizione di questo tipo. Probabilmente farà discutere il monologo di Chiara Ferragni, la stessa Egonu che probabilmente parlerà di razzismo. Tocca un tema che con un governo di destra potrebbe essere per certi versi sensibile. Grazie Renato Franco e Andrea Laffranchi. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.